Benvenuti al video workshop in Museo delle nostre storie, il primo di una serie di tre eventi per professionisti della cultura e del turismo, organizzati nell'ambito del progetto europeo Grid Access. Io mi chiamo Matteo e vi presento il Museo delle nostre storie. Per saperne di più lascio la mail di progetto in descrizione. Qual è l'obiettivo di questo video? Rispondere a delle domande e delle curiosità che ho cercato di mettervi fin dalla redazione della locandina. A partire dalla scuola primaria, per arrivare alla scuola secondaria di secondo grado, è possibile ideare, progettare e realizzare un museo. Non prendete appunti, perché potete chiedere la dispensa del video scrivendo alla mail in descrizione. Perché fare un museo di classe? Perché fare un museo con la classe rivolto al pubblico? Quali punti del programma vengono toccati nella realizzazione del museo? Un museo di classe è utile per condividere e lavorare all'interno del gruppo su un tema, una materia o una problematica. Un museo fatto dalla classe ma rivolto al pubblico è tutt'altra cosa. Presuppone, ovviamente, una preparazione diversa ed un obiettivo meno colorato del concetto di condivisione, ma più simile alla definizione che vedremo di un museo vero, tra virgolette. Quali punti del programma, cioè su cosa si può fare un museo? Piccola anticipazione, sono ben poche le cose su cui non si può fare. Ma queste sono domande alle quali non sarò io a rispondere, ma sarete voi. Troverete sicuramente la risposta, speriamo, alla fine di questo breve video. La risposta sarà unica ed individuale perché sarà rapportata al singolo gruppo classe e al proprio contesto. L'obiettivo di questo video è comunicare quindi che per ideare e realizzare un museo esiste un metodo di progettazione. Questo metodo, purtroppo, è conosciuto molto poco, anche dagli stessi professionisti. La mia idea è questa. Sono un docente, ora conosco il metodo corretto per progettare un museo, posso riportare questa esperienza nel mio lavoro di tutti i giorni e impadronirmi passo passo di un meraviglioso strumento didattico. Per una volta ribaltiamo quindi il concetto. Non saremo noi ad andare in museo o ad ospitarne il personale in classe, ma lo realizzeremo. Saremo allestitori, curatori, architetti e guide. L'ICOM, l'International Council of Museums, la principale organizzazione internazionale che rappresenta i musei e i suoi professionisti, nel 2007 ha proposto una definizione di museo. Nel 2019 si è riunita a Kyoto l'Assemblea Generale Straordinaria per approvare una nuova definizione di museo. Se visitiamo il sito web dell'International Council of Museums, possiamo scoprire la definizione che si dà di museo. Come abbiamo appena letto, qualsiasi museo svolge la sua attività in tre ambiti principali. Il primo, l'acquisizione, la conservazione e la ricerca. Il secondo, l'esposizione, cioè quello che vediamo nel percorso di visita. L'allestimento. Il terzo, la comunicazione al pubblico. I musei sono poi aperti e fatti apposta per tutti coloro che vogliono. Primo, studiare, cioè approfondire. Secondo, imparare e scoprire cose nuove. Terzo, divertirsi, svolgere attività piacevoli. Immagino stiate tutti pensando la stessa cosa che sto pensando io. Ideare, progettare e realizzare un mezzo di comunicazione che ha questi scopi non è forse la cosa ideale per imparare? Ma cosa di preciso? Di certo, a mio parere, non solo l'argomento ed il tema del museo. Abbiamo parlato di metodo di progettazione, che è quello che voglio raccontarvi in questo video workshop. Vediamo dunque cosa serve per fare un museo. Lavorare con metodo, collaborare in sinergia tra competenze diverse, darsi una finalità e degli obiettivi chiari e concreti. Queste sono le cose che servono ai professionisti, che fanno i nostri musei veri, ma sono anche le cose che serviranno a noi e al nostro gruppo classe. Lavorare con un metodo preciso e soprattutto condiviso, divertirsi in una sorta di gioco di ruolo a simulare le competenze che servono, darsi infine un obiettivo chiaro e per farlo rispondere quindi a delle domande. A chi voglio dedicare la mia esposizione? Qual è il tema preciso della mia esposizione? Ricordiamoci sempre che un museo ha tre finalità per chi ne fruisce.
Lo abbiamo detto prima e lo ripetiamo riassumendole. Lo studio, la scoperta di cose nuove e il divertimento. Il museo è composto da, numero 1, una parte di ricerca e acquisizione di contenuti, sono quindi oggetti, reperti, opere, numero 2, una parte di esposizione, cioè l'allestimento, numero 3, una parte di comunicazione al pubblico, che va dalle informazioni tradizionali fino a tutte le splendide iniziative di questi giorni che vediamo sul web. Parlando di obiettivi, abbiamo un podio. Ci interessa fare un museo o una mostra che siano molto belli. Ci interessa raggiungere l'obiettivo che abbiamo condiviso, oppure imparare ed acquisire nuove competenze, facendo. Torniamo all'obiettivo. Il nostro museo ne ha uno nei confronti del pubblico, della classe, di chi scegliamo di coinvolgere. Ma ricordiamoci che stiamo realizzando uno strumento didattico. L'obiettivo più importante sarà quindi un altro. Ci spieghiamo meglio. Servirà davvero fare un piccolo museo o una mostra bellissima e in base a quali criteri la definiamo tale? Io credo di no. Sarà decisamente più importante raggiungere l'obiettivo che abbiamo condiviso, ma ancora più importante sarà, facendo il nostro museo, fornire gli strumenti ai singoli della nostra classe. Per vedere oltre l'esposizione dei musei, cioè leggere un museo vero, non solo per il suo contenuto, ma anche per comprendere che dietro a un percorso, un touchscreen, una bacheca ricca di oggetti o una lunga didascalia, c'è uno studio, una competenza, uno scopo. La mia passione può diventare un lavoro in questo settore. Sono appassionato di fotografia, di social network, di storia, piuttosto che di informatica? Con le dovute competenze posso trasformare le mie passioni e le mie attitudini in un lavoro in questo settore per il futuro. Essere un content creator o un social media manager di un museo. Posso anche decidere di passare una parte del mio tempo in un museo, che sono luoghi pubblici ed aperti a tutti, disponibili ad ospitare iniziative di privati. Possono rendere questi luoghi più simili a me. Contagiate quindi i musei del nostro territorio e ne avremo un reciproco beneficio. Metodo, competenze, obiettivo. Per imparare a lavorare con metodo posso consigliarvi la lettura di alcuni libri. Due tra tutti sono Le 100 parole dei musei, appena uscito, e Il museo oggi, uscito ormai qualche anno fa, ma che resta sempre una buona base. Penso però che possa bastare uno schema di riferimento, se non quello che presento oggi, uno simile, per lavorare nel migliore dei modi a scuola. Parlando di competenze, possiamo dare una letta ai nomi e alle definizioni, cioè ai compiti delle professionalità museali così come definite da ICOM. Questo per imparare i ruoli principali, direttore, conservatore, mediatore, restauratore. Poi il progetto, da poco concluso, denominato MUSA. Qui troviamo il digital e le nuove professionalità ad esso collegate, come il Digital Strategy Manager, per esempio. Analizzando le attività dei musei, possiamo scoprire che moltissimi di loro si danno obiettivi anche di utilità sociale, non solo culturale. L'invito è quindi quello di approfondire il sito di un'istituzione museale per conoscere i loro laboratori e le attività aperte al pubblico. Questo che vediamo è il MUDEV, con un'iniziativa legata all'Alzheimer. Cominciamo a sperimentare il metodo. Presento ora uno schema di progettazione. Questo schema è tratto proprio dalle ricerche di Massimo Negri, che applico abitualmente sul lavoro quando devo progettare un'esposizione. Stiamo parlando di far nascere il museo di classe, o di gruppo, o di scuola, con lo stesso sistema di un grande museo, ricordiamocelo sempre. Il progetto di un museo si compone di ben 5 parti che sono progetti con una loro singola autonomia. Cosa significa? Vuol dire che dobbiamo realizzare questa progettazione nell'ordine in cui ve l'ho presentata. Un progetto alla volta, ma subito dopo, cercheremo di collegare tra loro le varie parti, quindi modificarle in modo che raggiungano tutte lo stesso scopo, siano coerenti tra loro, insomma formino lo stesso progetto. Cerchiamo per prima cosa di capire chi segue e cura questi progetti.
Il progetto scientifico-culturale di un museo può essere realizzato da esperti curatori specializzati nelle materie oggetto dell'esposizione, ma anche semplici appassionati. Mi è capitato più volte, infatti, di lavorare a musei con contenuti legati ad un hobby, uno sport o mostre dedicate ad associazioni. Anche i musei aziendali sono una realtà molto importante e quindi anche i manager, per esempio, dovranno trasformarsi in curatori. Sul sito dell'European Museum Forum si possono scoprire progetti di allestimento meravigliosi che possono ispirare con la loro ambizione i progetti di classe. Quel che conta non è infatti il risultato finale, ma l'obiettivo, lasciamoci ispirare. Cultura è l'esempio di una società che gestisce, cioè cura in ogni aspetto, l'accessibilità del pubblico ai beni culturali, ai monumenti e ai musei. Quando si progetta un museo si deve sempre tenere a mente chi potrà o dovrà gestirlo. Pensate quindi al museo di classe. Se vogliamo utilizzare un proiettore nel nostro progetto, il singolo che dovrà occuparsi della sua accensione, spegnimento e manutenzione dovrà avere il tempo e le competenze per poterlo fare. Ecco quindi che il progetto di gestione modifica sostanzialmente quello di allestimento. Non è un'eresia pensare che il nostro progetto possa servire all'autofinanziamento per materiali, attività extra, eccetera. Prendiamo ispirazione quindi da alcuni grandi musei per comprendere come, attraverso un sito web ben concepito, sia facile ordinare e acquistare servizi. Tra voi che state ascoltando potrebbero esserci docenti di informatica e comunicazione. Ed ecco quindi per voi, ma anche per tutti gli altri, un progetto digitale estremamente interessante realizzato dal British Museum. La navigazione all'interno del sito è esemplificativa di come è articolato uno straordinario percorso museale. Per darvi uno spunto su come realizzare un museo di classe da portare a casa, ho pensato allo strumento tradizionale della guida, che può essere un'edizione speciale di un giornale di classe, qui la guida del Metropolitan Museum of Art. Ricordo che tutti i link sono nella dispensa che potrete richiedere. In questi giorni molto particolari, un progetto multimediale di sicuro interesse è quello del Museo Egizio di Torino. Già partito prima dell'emergenza, acquisisce ora un significato particolare. Può essere un'idea molto valida per un progetto di museo di classe non fisico ma multimediale. In mancanza di un progetto realizzabile in uno spazio fisico, questo per me è il migliore esempio. Tornando al nostro schema sul metodo di progettazione, possiamo quindi concludere che per realizzare un museo servono competenze di tutti i tipi e si sperimenteranno quindi, in ogni classe che vorrà farlo, una suddivisione per gruppi o un lavoro individuale. Scrivere e fotografare per il sito web la guida, le didascalie, disegnare per l'allestimento, per fare schemi. Tutti useranno la loro creatività anche per proporre e comunicare il prodotto culturale. O scientifico, se sceglierete di dedicare l'esposizione a temi naturalistici, tecnologici, fisici, chimici o matematici. Adesso provate, concretamente, a fare quello che facciamo noi in studio quando dobbiamo realizzare un progetto scientifico-culturale. Vi propongo di partire da una tabella e, dopo aver scelto un tema, cioè l'argomento della nostra esposizione, provare a compilarla. In questo caso decido di lavorare sulla storia della fotografia. Voi potete sperimentare su qualsiasi tema e, in classe, sul tema che sceglierete nell'ambito del vostro programma e delle attività previste. Ricordate sempre che, per tutto quello che abbiamo detto e non solo, progettare e poi realizzare un museo lascia ampio spazio per coinvolgere tutti i singoli del gruppo classe sulla base delle loro inclinazioni, competenze, eccetera. Scriviamo le tematiche nella prima colonna, le sottotematiche dopo e lasciamo libere le colonne seguenti per degli step di cui parleremo più avanti. Il modello della tabella è solo uno dei tanti modi che si possono usare per compilare un progetto scientifico. Quello che più conta è però il come effettuare una ricerca, o meglio, come può essere realizzata dalla classe. Alcuni esempi sono intervista ad esperti, visita a musei, ricerca digital, biblioteca, archivi, viaggi di studio. Anche un'intervista ai nonni realizzata in classe può essere spunto per la realizzazione di un'esposizione. All'estero esistono poi realtà, simili alla nostra, che si occupano di guidare le insegnanti e gli studenti per creare un museo in classe su qualsiasi argomento.
Ci sono poi degli spunti molto interessanti per comprendere come sia semplice partire dalle cose e dagli oggetti per realizzare una storia. Tornando alla nostra tabella, proveremo ora a completarla. Per passare dal progetto scientifico al progetto di allestimento sarà quindi necessario dare un ordine, non più ai concetti, alle sottotematiche, altrimenti non ci sarebbe alcuna differenza tra la progettazione di un libro e quella di un museo, ma al percorso. Mi spiego meglio. Dobbiamo ora metterci dalla parte del visitatore ed immaginare quali siano le informazioni che incontrerà nel fare il percorso museale. Da dove comincia e dove finisce a livello, ripeto, di contenuti. Queste informazioni, per adesso, non hanno infatti ancora una precisa forma nell'allestimento, sono solo concetti messi in ordine. Progetto scientifico, ordinamento, storyboard, progetto di allestimento. L'ordinamento che voglio dare al mio museo nell'esempio è tematico. Scompagino quindi l'elenco dei contenuti e delle informazioni e lo rendo tematico, prima i supporti, quindi pellicola, vetro, file e poi il resto. Noterete anche voi che il percorso espositivo dei musei che avete visitato è spesso caratterizzato da un ordinamento più o meno accentuato o di carattere tematico o storico o legato fortemente allo svolgimento di un racconto continuativo. Infine, appunto, lo storyboard. Avrete sicuramente già sentito parlare di storytelling e di museo come luogo dove l'allestimento racconta una storia. Ebbene, una volta stabilito il nostro ordinamento, sarà il momento di inventare una storia, la più adatta possibile ai destinatari della nostra esposizione. Nell'esempio presentato, un passaggio alla fase di allestimento. Il progetto di allestimento ci costringerà ora a diventare novelli architetti e designer, ma la fantasia non mancherà di assisterci. Abbiamo una storia, dobbiamo dargli forma. Come già detto e già visto in numerosi esempi, non servono cose straordinarie, l'importante è l'obiettivo. Inoltre possiamo pensare anche a musei digitali, virtuali, multimediali, abbiamo visto anche questi. Non scordiamoci poi un dato estremamente importante. La finalità più alta di un museo, rispetto al suo percorso espositivo, è quella di rendere il visitatore diverso da come è entrato, o almeno provarci. Da dove cominciare per l'allestimento? A seconda del ciclo scolastico e della predisposizione del singolo o del gruppo, esistono modi più tradizionali per segnare e delimitare gli spazi dell'esposizione, rendendo così più fisica la nostra storia, che potrebbe essere semplicemente stampata su normali fogli e poi posizionata su muri, pavimenti e altre superfici. Esistono poi modi interattivi che portano il gruppo classe in una location interna o esterna alla scuola, fino a prevedere, perché lo richiedono i vostri obiettivi formativi e le scelte didattiche, delle elaborazioni, dei sistemi e metodi più tecnologici. E qui chiaramente conta più il fare un museo che come o su cosa fare un museo. Quante cose potranno cioè essere imparate nel prendere delle misure in maniera corretta e preparare poi tutto il materiale necessario. Infine, un buon lavoro di gruppo per la realizzazione di un museo e il supporto di tanti strumenti che, anche se realizzati un po' di anni fa, sono sempre validi, come il testo di Daniele Ialla, importante museologo italiano, possono fare il resto del lavoro. Ialla ci conduce alla scoperta di alcuni lavori fatti sia da scuole primarie sia da scuole secondarie di primo e secondo grado. In conclusione, per richiedere le dispense e chiedere informazioni sui prossimi eventi, progetto.vietaccess@gmail.com. Per partecipare ai prossimi eventi dedicati al mondo dei professionisti, settore cultura e turismo, e per richiedere il file dispensa di questo video workshop, potete scrivere a progetto.vietaccess@gmail.com. Ringrazio Maria Rosaria Colacino per l'aiuto ricevuto nella redazione di questo video e l'antropologo Paolo Giardelli per la preparazione del prossimo evento. Partirà proprio dal tema dei musei di classe per arrivare poi alle più importanti tematiche antropologiche ed etnografiche della Liguria. Affronterà temi come gli archivi nella memoria e le fonti orali. Sarà dedicato a docenti e guide turistiche ed ambientali in primis. Da parte mia, un ringraziamento per l'attenzione.